Eccolo qui. Adesso ho lasciato raffreddare completamente. Ma questo pane alle banane è buono o no? È buono e sa di banane, direi perfetto. Banana bread, ossia pane alle banane. Pane molto semplice da realizzare, quindi andiamo subito a vedere l'esecuzione. Come prima cosa andiamo a frullare le nostre banane congiallendo il succo di limone. Perfetto. Qui invece ho già dentro la margarina a temperatura ambiente, quindi semplicemente inizio a frustare la margarina e aggiungo lo zucchero per far montare. Una volta che sono passati 5 minuti e vediamo che la nostra margarina con lo zucchero è diventata leggermente più bianca, perfetto, ci fermiamo. Adesso possiamo andare ad aggiungere le uova, poi la banana e poi la farina. Per le nostre uova, qui ho dentro il Wegfast rosso e il Wegfast intero, semplicemente li mischio. Ora aggiungo l'acqua, vado a frustare, finché non ho tolto tutti i grumi. Andiamo ad aggiungere le uova. Perfetto, una volta che sono emulsionati, vado ad aggiungere la banana. Vado a mischiare. Molto bene, e adesso vado ad aggiungere tutte le mie farine setacciate. Quindi qui ho già dentro farina, amido, lievito, cannella e vado ad aggiungerli. Faccio girare un attimo ancora. Perfetto. Il nostro composto per il banana bread è ufficialmente pronto. Lo andiamo a mettere in uno stampo, già unto e già infarinato. Adesso do un colpo per livellare. Adesso facciamo come fa Massari, prendiamo questa spatola, la immergo nel grasso, in questo caso nell'olio di cocco, e poi vado a fare dei tagli in mezzo. Voilà. E adesso andiamo a infornare. Consiglio importante per la cottura nel forno: meglio cuocere il banana bread 5 minuti in più che 5 minuti in meno. Questo perché è un dolce che contiene molta umidità, in questo caso quella della banana in particolare, e quindi anche se sta in forno 10 minuti in più non succede niente. Il problema è che se sta in forno 10 minuti in meno tenderà poi a non essere cotto perfettamente, si restringerà e diventerà e si noterà che non è perfettamente cotto. Io lo faccio cuocere in un forno ventilato a 165 gradi per circa 60-65 minuti. Perfetto, allora il nostro banana bread adesso è pronto e lo andiamo a sfornare. Allora andiamo a tagliare adesso il nostro banana bread e vediamo com'è. Adesso l'ho lasciato raffreddare completamente. Bellissimo, perfetto, perfetto. Ciao, io sono Chef Davide Maffioli di consigli di cucina vegan.com.
che fino all'altro giorno aveva solo la sede online, quindi i corsi nostri si potevano fare online, invece adesso si possono andare a seguire i corsi in presenza. Quindi qui sotto in descrizione ti lascio il link della nostra scuola con la possibilità di andare a vedere che corsi abbiamo messo in questo momento dal vivo. Non te li perdere. Detto tutto questo, fammi sapere se questo banana bread ha sconvolto le papille gustative di qualcuno, se è piaciuto, se hai avuto difficoltà nel realizzarlo. Tecnicamente non è un dolce complicato, quindi non dovresti riscontrare grandi difficoltà. Sotto ti lascio anche i link delle proteine isolate delle patate, ossia di Breakfast, perché naturalmente questi cambiano il risultato, secondo me, tantissimo in tutte le ricette dei dolci vegani. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! O comunque la sfiga, cioè l'ho detto, adesso con questo bel banana bread gli metto su un pochino di burro d'arachidi, apro la dispensa, non c'è il burro d'arachidi, ma porca miseria, che sfiga!